via. Michele, se ha letto... Bentornato. Scusami, sì, io sono ancora a Santa Fe, ma dall'altro ieri sera, dopo la cavalcata, mi sono venuta una febbre a 39. Pensavo mi fosse passata, per quello che ho detto sentiamoci, invece alle 5 mi è venuta una botta, sono tornato al letto. Quindi chiedo scusa. Parla tu, raccontaci della Cambogia, io non so nulla. Hai voluto fare i cowboy? Hai messo una foto del profilo col cappello da cowboy? È stata, quella lì è stata un'idea, eh? È stata un'idea di della mia compagna, Susanna, lo sai. Va bene, allora dai, raccontaci della Cambogia, che non sappiamo nulla della Cambogia, siamo ancora fermi a Phnom Penh. Ma guarda, è stato molto interessante, al di là dei tempi che sono effettivamente bellissimi e compagnia, però è stato interessante, bella la campagna, bella la montagna, bello il lago, bella la giungla, non avevo idea di cosa mi sarei trovato. Effettivamente il paese è indietro, no? Perché è prevalentemente agricolo, il paesaggio è costellato di queste... Cioè, attenzione, è agricolo, adesso c'è turismo, perché Siem Reap, tutta la storia dei tempi, spinge, e poi ma c'è... Sì. Spinge. Se il turismo incomincia a essere una roba da diversi miliardi su un PIL, sai, la Cambogia è un paese piccolo, sono 17 milioni di persone in un territorio che è due terzi l'Italia, però con un reddito pro capite 3.000 e 2.000, una cosa del genere, se mi ricordo. Addirittura pensa, la Cambogia ha un reddito pro capite più basso del Laos, che non ha questo. Dopo discutiamo, sì, sì. E poi c'è un milione di occupati nel tessile. Cioè, la Cambogia è tessile. È diventata, beh, assieme al Vietnam, no? Esatto, esatto. Sono diventati, beh, il tessile a buon mercato cinese in questi ultimi 10 anni è andato lì, no? Sì. Sì. Pensavo sia andato in Laos, non è andato in Laos. Ma no, perché Laos, cosa vuoi? Laos sono 7 milioni di persone, come la Svizzera, in un paese che sarà grande anche quello, più della metà dell'Italia, prevalentemente montagnoso, che non ha collegamenti. Adesso avrà un collegamento ferroviario con la Cina, finalmente, che la Cina costruisce la ferrovia, però è un paese che non si presta all'industria, il Laos. Troppo disperso, poche persone, 60% agricoltura, ci voglio andare. Ma la cosa stranissima è che il Laos riesce a essere più ricco della Cambogia. Si vede che il Laos non ha avuto quegli anni di fermo. La Cambogia è stata ferma fino a 20 anni fa. Ha avuto degli anni, non suppongo, più che di fermo, no? Anche di distruzione. Sì, perché il Khmer Rouge, l'eccidio è finito nel 79, dove fecero fuori un quarto della popolazione, si stima, circa 2 milioni di persone. Poi dopo ci sono stati anni bui sotto governo ONU fino al 91, per cui il paese, la Cambogia, ha ripreso a correre 20 anni fa, però facendo dei tassi medi ovviamente altissimi, 8% e rotti, perché partiva da molto poco. Comunque il paese è divertente, è fatto da... è una bellissima campagna, cioè risaie, piante di cocco, fiumi, bufali, queste cose, quindi è molto bello. Ci sono queste diciamo case coloniche, che sono delle baracche di lamiera. Come lamiera? Ma cioè, la proprietà com'è? Diffusa o è... È diffusa. Cioè, quei piccoli contadini, diciamo così. Sì, piccoli contadini, vedi tutte queste case. E devo dire, è un paese sereno, ossia non ha droga, non ha criminalità. In una settimana avrò visto 2 uomini sopra i 50 anni. Cioè, ci siamo messi a contare quante persone... Sì, sono tutti bambini e sono tutti giovani. È un paese fatto di bambini e giovani. Poi vedi, allora all'ora della scuola vedi tutti in motorino. All'ora della scuola vedi 4 bambini in motorino che tornano da scuola. No, ma guida anche un bambino, cioè guida un bambino di 10 anni, ne vedi 4 in fila. È un paese abbastanza sereno, nel senso che non è ricco, ovviamente, però... È una monarchia adesso, no? Come? È una monarchia, mentre il Laos è una specie di repubblica socialista, giusto? Sì, il Laos è
Partito Comunista durissimo, con la gente che ancora che scompare. Durissimo, sì, ancora, sì. Che scompare. C'è un attivista famoso, forse la persona più famosa in un certo somat, una cosa del genere, una persona degnissima, non violent, tutto scomparso 5 anni fa. Scomparso, registrato dalle telecamere, scomparso un posto di blocco della polizia. Questo è uno scandalo internazionale. Sì, Laos è un partito comunista becero, becero. È proprio al limite, oltre ogni limite di decenza. Sì, sì. Dove ancora la gente scompare. Cambogia è figurativamente una monarchia, ma c'è un presidente, un primo ministro, che lì da 35 anni, Hun Sen, che è il più antico, è la persona, il politico che ha più tenure, diciamo, in questo momento. Non esiste nessuno al mondo che sia al potere a 35 anni. Era di formalmente... Vabbè, è caduto Castro. È caduto Castro, sì. È morto della Thailandia, se lo vuoi considerare, adesso è rimasto non tanto. Quindi Hun Sen, ex Khmer Rouge, però dopo ha scappato. Quello che l'hanno risolto, perché lì l'intera elite, suppongo per non farsi ammazzare, però erano diventati tutti Khmer dietro al padre. Interessante. Sì, hanno fatto alcuni processi, ci sono alcune persone in galera. Ossia, Pol Pot è morto, però i 2 o 3 vicini a Pol Pot sono in galera e hanno 90 anni. Però la nomenclatura, l'ossatura del governo è fatta da tutta gente che era ex Khmer. Cioè, anche perché, io me lo sono spiegato, perché in realtà hanno ucciso tutta l'altra tecnocrazia. Durante gli anni del grande eccidio, tutta l'alternativa, sì, sì. Sì, hanno ucciso tutti i cambogiani che parlassero una lingua straniera o che portassero gli occhiali. Sì, sì, se portavi gli occhiali facevano fuori, poi dopo hanno fatto fuori gli insegnanti, per cui il paese è rimasto, l'unica tecnocrazia rimasta al paese è un Khmer Rouge. Quindi il governo, tutto sommato, sì, dopo tante insistenze ha incominciato a processarli, però in realtà la massa dei Khmer Rouge si sono riciclati, sono... E di fatto chiedevo ma dopo questi sono tornati, perché la zona nostra dove si embrivi i templi è zona Khmer Rouge, ossia dove il Khmer Rouge tradizionale di grande, a maggioranza Khmer Rouge, dove il Khmer Rouge ha rivisitato 15 anni, la zona ovest del paese. Ma ha detto, ma no, sono tornati a casa e ci hanno convinto che loro in realtà non avevano fatto crimini, e poi i crimini li hanno fatti tutti gli stranieri, li hanno fatti i cinesi, li hanno fatti i... Vabbè, mi è sembrato una roba. Cioè, non li hanno trattato come i repubblichini, ecco. Non sono stati fatti fuori. In effetti, suppongo che sia, siccome li avevano fatti fuori tutti, non c'era nessuno che li potesse... Sì, anche... queste cose qua è così, che è un po' lo stesso meccanismo in Cina, no? Cioè, tra rivoluzione culturale, tutta la fase maoista, la classe dirigente precedente o il potenzialmente alternativo, un pochino era scappata a Taiwan. Il resto è sparita, per cui alla fine... Eh sì, hai ragione. Il partito, no? Sta gente ci cicla, no? Sì, sì, alla fine... Che ti devo dire? Ossia... Cioè, vincono anche se perdono, dai. Sì, chiaramente sì. Attenzione, Hun Sen ha un partito che si chiama... Cioè, è esistita una democrazia formale che poi è crollata definitivamente un anno fa perché hanno chiuso i partiti di opposizione, compagnia, perché Hun Sen vuole fare l'ultima elezione e poi passare il potere al figlio, quindi nepotista, sicuramente corrotto, deforestazione e compagnia. Però, devo dire, esiste la possibilità di democrazia in questi paesi? È gestibile la democrazia? Non lo so. Di sicuro i segni dello sviluppo ci sono e sono tangibili, cioè... Tutti vanno in motorino, tutti mangiano, grande sviluppo immobiliare, la crescita c'è. Crescita aniquo, sì, probabilmente la famiglia del presidente ha rubato, sta bene, so che i figli vengono in Cambogia, in Thailandia e fanno il bello e il cattivo tempo. Però comunque si vede che un paese che cresce, che si sviluppa, dove le cose succedono, cioè, ce l'hai il segno dello sviluppo. Sotto gli occhi, per cui è difficile dare in giudizio. Sicuramente l'agricoltura ha grandissimi spazi di aumenti di produttività,
perché ancora fanno tutto a mano con i buoi, quindi foto, non vedi un trattore neanche morire, vedi delle frese. Quindi l'agricoltura è ancora di quelle che ha bisogno. Beh, infatti, ho guardato un po' così, vedo che loro hanno ancora quasi un terzo della forza lavoro in agricoltura. Sì. E devo dire, i problemi, ci sono grandi scioperi, grande sindacalismo e l'opposizione è tirata da quel milione di lavoratori che sono nel tessile. Tutta la parte industriale del paese, che non è quella che ho visitato io, è quella che guida l'opposizione, quindi migliori salari, migliori condizioni di lavoro, è lì che c'è stato il backlash. Cioè, è stato assolutamente antiproletario. Non ti sento più, Michele. È andato No, via. cioè no, ho tolto il mio microfono che parlavi perché non si sentissero le mie, continuo a tossire. No, stavo dicendo, non ho capito in che senso intendiamo. L'opposizione, c'è stato un crescere dei partiti di opposizione, che l'opposizione ha raggiunto il 44-45% alle ultime elezioni, il partito del governo c'è il 48%, per cui è lì che Hun Sen, che è questo vecchio primo ministro, ha sbaraccato tutto, ha cancellato i partiti e difatti in questo momento Ha la... fatto il colpo di Stato, di fatto. Sì, cioè, ha distrutto quel po' di democrazia formale che c'era. Ma questa crescita del partito di opposizione era guidata dalla crescita del proletariato industriale. Cioè è un remake dell'Europa dell'Occidente di 50, 60, 70, 80 anni fa. Ecco. Cioè, ha fatto crescere un movimento anti-establishment, migliori stipendi, alla fine poi hanno pareggiato tutto e adesso è di fatto una dittatura. Difatti è nell'occhio dell'Unione Europea che... Perché la Cambogia dipende moltissimo per l'esportazione dell'Unione Europea, esporta soprattutto in Europa. Si fanno tessili. Sì. Per cui sono nell'occhio del ciclone, si sta pensando di tagliare, ma poi alla fine non faremo niente. Ma... Comunque il paese piaceva, la gente è sorridente, sono tutti giovani, vedi queste maree di bambini, questa bella campagna. Cioè, non è quella povertà dove vedi la gente che muore di fame, capito? Dove li vedi tristi, no, no, la pancia è piena. No, no. La pancia è piena, il motorino, le prospettive sono anche positive. Anche in campagna. Sì. C'è E i ricchezza. rapporti con la Cina, loro sono un satellite cinese alla fine? No, sì, loro sì, adesso stanno diventando. No, no, loro sono, per esempio, nella recente riunione dell'ASEAN, dove si doveva condannare l'incursione cinese e la costruzione delle isole cinesi nel mare meridionale. E la Cambogia ha posto il veto e ha salvato la Cina. Cioè, la Cambogia è un burattino della Cina, assolutamente. Credo che quel meeting si tenesse addirittura a Phnom Penh, per cui la Cambogia è un burattino della Cina. Storicamente, la Così Cambogia. come lo è il Laos, invece vicino al Vietnam, o... Entrambi, Cambogia e Laos, sono nati come satelliti del Vietnam, sono stati mantenuti dal Vietnam da sempre e adesso inevitabilmente fanno lo switch alla Cina perché la capacità finanziaria Esatto. della La Cina. capacità economica della Cina. Io, ma. Infatti, hai visto che oggi questo c'entra niente, ma il nostro caro amico Trump sta cominciando ad avere un po' dei suoi effetti, ecco, non che il Pakistan sia un modello di democrazia, ma visto che hanno la bomba atomica e l'abbiamo lasciata fare, gliel'abbiamo definitivamente regalata alla Cina che il Pakistan, no? Con il giochetto di tagliare in tutte le forme gli aiuti, i contatti, eccetera. L'isolazionismo di Trump, credo, marci a grandi passi e in Asia, insomma, da quello che mi racconti, da quello che si vede, sarà... Ma io, No? guarda, io ti dico, ma lascia pure che gli americani davano aiuto militare e aiuto foreign aid dal Pakistan e chiaramente dalle cifre 1 miliardo, 2 miliardi che davano, tre, erano brustolini rispetto a quello che può dare la Cina. Per cui ho capito, Certo, non gli ovvio davano. a chiunque che il Pakistan era assolutamente non salvabile in un'ottica occidentale o americana. Però, cazzo, ma c'era bisogno di dirlo per tweet. No, ma lascia stare la realtà. Fallo, ma non dire. Ma che cosa ci ha guadagnato a fare un tweet? Io non so. Secondo me non porta neanche a casa un consenso domestico, perché il 99% degli americani non sa neanche cazzo sia il Pakistan, a malapena. L'hanno visto nei film. Cioè, a
hanno visto solo, non so, in Homeland c'è il Pakistan cattivo. Ma io, tutto questo l'ha fatto per tweet, era ovvio. Sai, il Pakistan è perso perché l'America sostiene la Cina e l'India, per cui è chiaro. Poi il Pakistan sta ricevendo, è in pieno Via della Seta, sta ricevendo una montagna di investimenti dai cinesi. Questi investimenti, peraltro, non procedono così rapidamente per problemi di sicurezza, oltretutto. Sì, i problemi ci sono, ci sono anche nei confronti dei cinesi. I cinesi hanno chiesto come condizione non so quante divisioni di reggimenti pakistani a garanzia delle cose che stanno costruendo, perché quando fai delle strade a 500 chilometri, cazzo, in quei paesi lì, per cui i problemi ci sono. Loro hanno, certo, il problema dell'estremismo musulmano ce l'hanno i cinesi tanto quanto... Ci fosse bisogno... Sì, sì, adesso ho visto la mossa, devo dire che perfino a scacchi lo riescono a fregare, così stupido, cioè io non capisco al Dipartimento di Stato, cioè, perché sono tutti un po' coglioni, e con... però cioè, hai visto la mossa del coreano del nord? Ah sì! Vado alle Olimpiadi! Quello più grosso di tu, di te, e lui gli dice, guarda, siccome siamo coreani, perché non facciamo qualcosa per le Olimpiadi? All'improvviso, cioè, questo rischia di perdersi dalla Corea del Sud. Vabbè, insomma, scusami, ti ho la Corea del Sud, no, ma hai ragione. No, guarda, la Corea del Sud l'avrebbe già persa perché se non fosse per la stupidità dei cinesi, perché i cinesi quando i coreani hanno installato i THAAD americani, i cinesi hanno fatto una campagna contro la Corea del Sud violentissima, di quelle antipaticissime. Hanno proibito ai turisti cinesi di fare viaggi organizzati in Corea. Hanno incominciato a fare l'harassment di imprese coreane in Cina. Beh, questo è odioso dai parte dei cinesi, no? Fanno tutto il buono, poi dopo, quando non gli va bene qualcosa, ti ricattano in maniera extragiudiziale, no? Discriminano le tue imprese, ti bloccano le banane, come fanno con le Filippine. Cioè, se non fosse stato per questo atteggiamento cinese che ha spostato l'opinione pubblica coreana, che verso un atteggiamento anticinese, l'avrebbe persa del tutto. Adesso i coreani sono lì a metà, però certo Trump è un disastro. Sì, no, ormai la tendenza in Asia sta diventando veramente pericolosa, perché costui... cioè, chiaramente non ha una strategia altra che urlare a casa propria cercando di creare un minimo di attenzione e simpatia in quella fetta dell'elettorato che gli ha permesso di vincere. E quindi il prezzo di questa cosa è che gli Stati Uniti hanno già avevano una, sono d'accordo con te, da ormai parecchio tempo, nel 2001 quando si è deciso di reagire in maniera isterica l'11 settembre a botte di guerra e invasioni, ma di sicuro negli ultimi anni non avevano più una strategia diplomatica, economica e internazionale. Adesso sta proprio sparendo sotto le ripicche, le urla, le follie di costui. Quindi bisogna addirittura aver fiducia, bisogna cercare di avere nei cinesi, nel senso di sperare e operare perché non diventi una potenza troppo imperialista in Asia, altrimenti avremo fra 20 anni un confronto in Cina non da poco, no? Guarda, ormai gli americani non sono più un ostacolo per i cinesi, perché i cinesi hanno troppo di più, hanno questa incollatura tra potere politico e potere economico è troppo forte. I cinesi sono solo, il vero nemico dei cinesi sono i cinesi stessi che strafanno. Adesso in Australia c'è un grande problema, perché si sono accorti che i cinesi in tutto nazionale pagano la politica, per cui stanno passando leggi, c'è un grande... L'Australia che doveva essere... lo segui il problema dell'Australia, no? Lo sai che in Australia... è venuto fuori che pagavano diversi politici, le università... Sì, abbiamo ne parlato, sì, la loro attività di acquisto è... Sì, ma no, per esempio, nelle università australiane, dove il corpo studentesco è per il 30% cinese, se tu sei professore e dici, adesso vi parlo di Tiananmen, gli studenti cinesi
insorgono, poi vengono da te, dicono, l'ho detto a mio padre, succederà qualcosa, tu professore, vieni chiamato dal dire e ti dice, Boldrin, lo so che ha ragione, ma questi qui pagano tutte le rette dell'università, per favore stia cagato. No, sta succedendo questo, quindi stanno comprimendo anche la libertà accademica, gente che ha cercato di fare delle... Cioè, in Australia hanno strafatto, cioè, Trump non ha fatto niente. Cioè, poi, questa fase loro, guarda, io ho, t'ho detto, no, se non finiamo sempre a parlare male della Cina, magari lo finiamo qui, ma io ho su tre studenti miei sul mercato, ne ho due cinesi, uno che viene da una famiglia anche potente, partito comunista, cioè, quando sono stato in visita a Wuhan mi ha mandato l'amico a fare, a fare da cicerone, ho scoperto che era il vice capo della polizia di Wuhan, poi me l'ha detto dopo. Però lui mi ha detto, no, io voglio trovare un posto di lavoro qua negli Stati Uniti. Dico, ma lì vai bene, eccetera. Ma guarda, non è mica periodo. Gli dico sempre, si chiama Sci, dico, ma torna, cioè cazzo, cioè, un po' di anni che non faccio tornare uno studente, ho bisogno di un po', scherzi, un po' di relazioni potenti in Cina. Dico, tu vai dalle buone, dice, no, boss, I'll do it in 10 years. No, boss. L'aria che tira di controllo sul paese. Ed è uno, ti ripeto, che viene dall'interno del partito, cioè l'altro che invece è figlio di una vittima della rivoluzione culturale, secondo me si taglia una gamba piuttosto di tornare in Cina. Michele, questa Cina assertiva così purtroppo non esprime un grande soft power, capito? Allora, per quante cazzate faccia Trump, no. Sì, la gente rimane, cioè, i paesi poveri. Sì, però la paura, cioè avremo i giapponesi che hanno paura, adesso con i coreani gli hanno ripiantato la storia delle comfort women. Hai visto? Vabbè, cioè, i giochetti dei nazionalismi non ci sono mica solo da noi in Europa, cioè i meccanismi degli odi antichi, eccetera, sono... Poi lo sai anche, se faccio la battuta, quando c'è di mezzo la femmina, nel senso che te le hanno struprate, fai fatica a metterti la vita. Sì, comunque, sì, è vero, sì, ci sono di ancestrali e animali, no? Però è ovvio che fai fatica a metterti la vita. Comunque, sei partito dicendo che Trump è una disgrazia. Trump è una disgrazia, oltre alle alle peggiori previsioni di quando fu eletto. Per quanto uno potesse pensare sarebbe stata una tragedia, è peggio. Sì, politica estera sono d'accordissimo, è tremendo. Assoluta tragedia. Questo sta lì tutto il giorno a bere Diet Pepsi, a guardare la televisione, a sentire cosa dicono di lui, a fare dei tweet. Questa è una roba altro che impeachment, questa è una roba, capito? Cioè, questo siamo... Cioè, c'è un problema psicotico. Comunque. Sì, adesso vedremo, seguiremo questa lotta che si è aperta con Bannon, se Bannon se la mette via o contrattare, vedremo. Anche lì grande spaccatura. Ascolta, per concludere, torniamo alla Cambogia, vai. Sei anche divertito? Mangiato bene? Beh, sì, si mangia come in Thailandia, bene, carissima, tutto importato, sì, tutto importato, per cui in culo al turismo. Carissima rispetto al loro livello di vita, non carissima. No, tutto standardizzato in dollari, per cui carissima. Cioè, non... è diverso. Mentre la Cina era parametrato sul renminbi, quindi per molti anni costava veramente poco la Cina. Andavi nei mercati e compagnia. Cambogia l'ha fatto presto. Per cui sì, nei mercati ancora, ma alberghi, ristoranti, quella roba lì, hai capito come funziona. Carissimo. Caro. Sì, non è una roba che vai a $3. Perché era tutto per ragioni di... Quando l'estrema povertà è spesso così, no? L'economia dollarizzata, cioè, sì, perché vivi nel ghetto dei turisti, se no quelli normali. Ma per i turisti, per cui, capito, i ristoranti dove mangeresti, gli alberghi dove andresti sono quelli, capito? Poi i tour, sì. L'albergo che ti fai i prezzi del tour, $500 al giorno per vedere i templi, capito? Cioè, sì, ho capito, vai fuori, trova, cioè, ma poi non... Sì, carca. Comunque, assolutamente da vedere, anche perché un mondo... Tutto quel mondo indocinese lì lo sto scoprendo tardi e lo voglio approfondire, perché è un pacco unico, Vietnam, Laos e Cambogia, è una storia molto...
e queste ancora questi mondi rurali che sopravvivono decentemente come civiltà rurali, che riescono, cercano di uscire da questa, sono mondi interessanti perché ne rimangono pochi. Capito? Se ne rimangono pochi, è l'ultimo sia in Asia, direi, no? Perché ormai in Asia sì, quello adesso non rimane più niente, ma fa Ok. Bene, chiudiamo questa e poi dopo chiudiamo questa.